PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, l'anello di congiunzione fra mondo termico ed elettrico, il magico acronimo che concede ad automobili moderne e taglia extra large come questa consumi ed emissioni inquinanti come quelle di un'utilitaria dei vecchi tempi. Della tecnologia Plug-in Hybrid si è dotata anche la A6 nella sua versione 55 TFSIe, dove non è una congiunzione, è proprio il nome, con trazione integrale 4. Oggi la proviamo in versione Avant, la Station Wagon. In questa colorazione bianca la A6 esprime tutto il suo candore ecosostenibile, ma i suoi 4,94 metri di lunghezza si vedono tutti. Diciamo che in abito scuro sarebbe sembrata un po' più compatta. Tutte le proporzioni sono ben disegnate e non ha nulla da nascondere nelle sue dimensioni comunque così impegnative. Lo sportivo S-Line è l'unico allestimento per questa A6 Plug-in Hybrid. I paraurti sono più grintosi e taglienti, lo spoiler sull'1.8 è davvero molto pronunciato. Le finiture sono scure, come le calotte degli specchi esterni o la griglia anteriore, ma è compreso anche il listello che attraversa la coda al posto di quello originale cromato, che trovo un po' troppo appariscente. Di serie i cerchi da 19 pollici montano pneumatici 245-45, mentre la nostra A6 PHEV monta pneumatici da 255-40 su cerchi da ben 20 pollici di diametro, un optional da 1.100 euro. Stile ultramoderno all'esterno con tagli netti, dritti, decisi, ancor di più all'interno. Mi piacciono le fasce con le cornici satinate che attraversano la plancia e si allargano sul display da 10,1 pollici dell'infotainment e sul cruscotto digitale dell'Audi Virtual Cockpit, qui da 12,3 pollici. Un terzo schermo da 8,6 pollici riempie la console centrale per i comandi touch della climatizzazione. Non aspettatevi sedili che vi abbracciano con le loro morbidezze, quelli sportivi di serie della versione S-Line sono di scuola tedesca. Sembrano troppo dure all'inizio, ma finirete per apprezzarli su brevi e lunghe distanze, superato il primo momento. Spazio a bordo non ne manca, davanti anche dietro, dove ci sono tre posti, con quello centrale bello largo, ma che soffre dell'inevitabile tunnel per la trasmissione, che costringe a divaricare le gambe. E lo spazio non manca nemmeno per i bagagli e per i cavi di ricarica. Audi li fornisce in una valigia morbida fissata nel baule. Soluzione elegante ma che riduce il volume e non ci sono gavoni sotto al piano, che è addirittura più alto rispetto alla soglia per far posto alle batterie. Cavi a parte c'è un vano regolare profondo al massimo 110 cm e largo 104 cm, in cui stipare 405 litri sotto la tendina e fino a 1535 se si abbassa lo schienale posteriore. Il nome dell'auto è lungo come un codice fiscale ed è altrettanto parlante. Allora, Audi A6 Avant 55 TFSIe 4 Ultra S-Tronic S-Line Plus. Quest'auto ha due cuori. Un cuore TFSI 2000 4 cilindri turbo benzina con 252 cavalli di potenza tra 5.000 e 6.000 giri e 370 Nm di coppia tra 1.600 e 4.500 giri. E un cuore E, cioè un motore elettrico da 143 cavalli e 350 Nm. Ad alimentarlo c'è una batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh, ricaricabile in 6 ore da una presa domestica, che diventano 2 ore e mezza da una colonnina pubblica in corrente alternata da 7,4 kW. Dicevo, due cuori per una potenza di sistema pari a ben 367 cavalli e 500 Nm di coppia, gestiti da un cambio automatico a doppia frizione S-Tronic a 7 marce e scaricati a terra dalla trazione integrale 4 con tecnologia Ultra. Una vera trazione integrale, non ibrida, che tramite un sistema di frizioni può disaccoppiare l'asse posteriore per non sprecare energia quando non serve.
L'invio della coppia al retrotreno avviene solo quando necessario e in modo automatico, seguendo una logica di intervento in funzione delle condizioni di guida. E le prestazioni sono da sportiva, con 250 km orari di velocità massima e uno scatto 0-100 in 5,3 secondi. Tanta roba per un macchinone del genere. Se guardo la scheda della fantastica S6 Avant, la 6 plug-in è più lenta nello 0-100 di soli 6 decimi. Tuttavia, non facciamoci abbagliare dai freddi numeri delle schede tecniche di queste ibride. Dalla A6 PHEV non vi dovete aspettare delle prestazioni da supercar. O meglio, se un S6 è un razzo pronto al decollo, per far decollare una PHEV delle dimensioni di una 6 Avant, è meglio prima prepararsi al lancio. Queste sono auto progettate per consumare e inquinare poco nella guida di tutti i giorni. I tedeschi, per esempio, dichiarano una media di 1,9 litri per 100 km. Capite? Cioè, sono 52,6 km con un litro di benzina e 44 grammi di CO2 per chilometro. E sono auto piacevoli da guidare grazie alla spinta immediata del motore elettrico da zero giri, ma che rilasciano tutta la potenza quando si cambia modalità. Tuttavia, questa Wagon è un'auto comoda e silenziosa, anche se innanzitutto eviterei di spendere più di 1000 euro per i cerchi in lega leggera da 20 pollici, belli esteticamente, ma secondo me con gomme troppo ribassate. Il battistrada così largo fa aumentare il rumore di rotolamento e la spalla rigida assorbe meno le asperità. Risultato? Beh, una guida con reazioni più secche e meno prevedibili. Talmente sportive che nelle frenate più energiche, a proposito l'impianto è davvero ottimo per efficacia e capacità rigenerativa, il volante rimanda ogni piccolo avvallamento, ogni leggera deviazione. Un feedback più vicino al motorsport che al comfort, forse troppo per il genere di auto e per i miei gusti. Per il resto, la 6 Avant PHEV si è mostrata un veloce e confortevole incrociatore, capace di fagocitare in abitacolo armi e bagagli e su strada chilometri e chilometri senza fare una piega. La guida elettrica a me piace e posso confezionarla a mio piacimento fra tre modalità: EV per viaggiare sempre a zero emissioni, auto hybrid per far interagire i motori e massimizzare la resa energetica e infine battery hold per preservare la carica della batteria dando priorità al 4 cilindri benzina. E poi ci sono i 5 profili di guida dell'Audi Drive Select: efficiency, comfort, auto, dynamic e individual, che mi cuciono su misura la dinamica dell'auto più efficiente, più confortevole o più grintosa, agendo su acceleratore, sterzo, cambio e sospensioni. Lo scatto da fermo silenzioso e felino vi rende quasi imbattibili ai semafori. Lo 0-100 in meno di 6 secondi è tutta farina dell'elettricità. E il motore a batterie non si ferma nei primi metri, ma vi spinge con costanza fino a poco oltre i limiti autostradali a 135 km all'ora, però quando le celle sono belle cariche. E l'autonomia dichiarata a zero emissioni è di 59 km. Tutti da fare in silenzio. Durante questa prova sono riuscito a coprirne da 40 a più di 50 a seconda degli itinerari e del traffico, ed è quanto il computer di bordo mi ha sempre stimato, e molto vicino al dato dichiarato. Niente male per la precisione e ottimo segno quando devo viaggiare in città con le ZTL, dove ho libero accesso. Batterie esaurite? Il 2000 benzina si beve in media 8,6 litri per 100 km o, se preferite, 11,6 km litro. Passo al prezzo. Nota dolente per questo genere di auto tedesche, sofisticate ed elettrificate. La A6 è una Wagon di lusso, plug-in hybrid, e lo mette nero su bianco con un listino che attacca a 75.200 euro. Numerosi gli accessori di serie per comfort e sicurezza, ma la lista optional è chilometrica ed è facile raggiungere gli 80-85.000 euro come questo esemplare. Gli incentivi possono rendere un po' meno indigesto il boccone, che può diventare addirittura più appetibile con le formule di noleggio a lungo termine proposte da Audi. E ditemi voi che cosa ne pensate della A6 Avant plug-in hybrid. La tecnologia con batterie ricaricabili alla spina vi può interessare?
Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, se vi è piaciuto il video mettete un like, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube Motorbox TV e naturalmente di attivare la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti. Non scordatevi i nostri social Facebook, Instagram, Twitter e naturalmente anche il nostro sito www.motorbox.com. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!